Annunciati in conferenza stampa a Recanati i nomi dei 18 finalisti della 35esima edizione di Musicultura. La presentazione ufficiale degli artisti scelti avverrà in anteprima nazionale il 25 e 26 aprile al Teatro Persiani. Condurranno i due spettacoli John Vignola, Marcello Sullo e Duccio Pasqua. Abbiamo appena annunciato i nomi dei finalisti di Musicultura 2024 e le date dei due concerti, il 25 e il 26 aprile, che li vedranno protagonisti a Recanati, al Teatro Persiani, di due concerti che saranno trasmessi su Rai Radio 1 e in streaming video su rainews.it. Che dire, mi viene da dire che siamo particolarmente contenti della qualità artistica e anche delle idee che queste canzoni esprimono, e direi che il significato del nostro lavoro sta proprio in questo, cioè nel cercare di avere antenne sensibili al variare dell'immaginazione che aleggia in Italia nel mondo della canzone. Musicultura, 35esima edizione, vede l'ingresso di Fondazione Marche Cultura a suggello di quello che è il riconoscimento dell'importanza per la Regione Marche di una manifestazione che ha una precisa identità nazionale. Un comitato scientifico di garanzia con nomi illustri non soltanto della musica ma anche della letteratura e del cinema, che garantiscono l'altissima qualità dei giovani che riescono a proporre la musica d'autore proprio qui a Musicultura. Una kermesse di caratura nazionale non può non vedere Marche Cultura dalla parte di Musicultura. Anche quest'anno abbiamo il piacere di ospitare nella splendida cornice del nostro Teatro Persiani i finalisti di Musicultura. Musicultura, questo evento così importante per la città di Recanati, perché già nella parola stessa c'è la musica di Beniamino Gigli, la cultura con le poesie di Giacomo Leopardi. Che dire, Musicultura è sicuramente uno di quei progetti importanti non solo per Recanati ma proprio per tutto il territorio, perché unisce due città come Recanati e Macerata, ma unisce appunto quella che è un po' la cultura dei nostri territori, ma dico dell'intera Regione Marche e della nazione, visto che comunque siamo in diretta Rai Radio 1. Quindi, che dire, in bocca al lupo a tutti i finalisti e speriamo che questa esperienza non finisca e che duri nel tempo. Perché nasce questo progetto del Garante con Musicultura? Per cercare di portare all'interno del carcere, per la prima volta in Italia a mia memoria, un evento così importante come portata nazionale all'interno di un carcere, con la possibilità dei detenuti di partecipare attivamente all'evento stesso, sia attraverso l'audizione, seppure differita, sia attraverso invece in maniera diretta la scelta della canzone che per loro è la migliore, e quindi attraverso l'attribuzione di un premio dei detenuti in quella sezione di Musicultura che è definita la casa in riva al mare.